Ciao Figge, benvenuti in questo nuovo video unboxing prime impressioni. Guardate cosa è arrivata. L'R5, sono sicuramente il primo a Genova ad averla avuta tra le mani. E in Italia, non lo so, tra i primi comunque, perché ancora su YouTube non ho visto niente, quindi eccola qua, R5 Canon. L'unboxing, eccolo qua, non è ancora aperta, eh? Libretto delle istruzioni, via. Cavo USB-C, USB-C per le vari scaricamenti di schede, eccetera, eccetera, e il supporto per tenere i cavi all'esterno della macchina su un registratore esterno, comunque sono quelle cose che si mettono per tenere i cavetti fermi, no? Il suo cavo USB-C, il cavo del caricabatteria che è il solito Canon, mi sembra, sì, è il solito Canon, eccolo qua, con il relativo cavetto, la batteria che dovrebbe essere la stessa della R comunque, poi io ce l'ho, vado a vedere i milliampere, non me le ricordo quelli che sono, però la batteria a vederla così mi sembra la stessa. Guardiamo un attimino i milliampere quanti sono, ma non credo, forse è un pochettino più potente, ma comunque vabbè, comunque è la solita classica Canon, sì, è leggermente più potente questa sicuramente. Ecco qua la scatola, qua c'è ancora, che non so cosa me ne farò, questo qua è l'ottavo cinghino, ma comunque mettiamolo via. Ed ecco qua il pezzo forte, mettiamola qua ragazzi, eccola qua, non è un mock-up, non è un mock-up, è vera, eccola qua, eccola qua, eccola qua in tutto il suo splendore, che poi la vedrete meglio, eccola. E niente, sono emozionatissimo ragazzi, questo qua per me è un successo. Vediamo se la batteria è carica, che non avete idea, perché dopo tanti anni che fotografo essere arrivato al culmine sono proprio contentissimo. Vediamo la batteria, perfetto, non c'è neanche un briciolo di carica. E niente, qua ho messo già in modalità video, ho già visto che l'8K fa paura, è 8000 e qualcosa, è una cosa spaventosa ragazzi l'8K. Comunque vabbè, questo qua è soltanto per il pubblico, perché comunque c'ha 4K 4096x2 per l'editing, 25 fps, poi qua ci sono tutte le altre, c'è il 100 fps, c'è, ragazzi, ce n'è di tutti i colori. Comunque chiaramente ci devo ancora mettere le mani, abbiate pazienza, sono proprio i primi. Mettiamo una tanta foto di nuovo, eccola qua, foto, eccola qua, che poi è la modalità che, no scusate, modalità foto, eccola qua, che è quella che uso di più. Io ci ho montato il 35 mm macro, perché gli altri sono lì, era soltanto giusto per provarla, ve la faccio vedere, sono contentissimo davvero. Questa qua è la mia ultima serie delle macchine, perché dopo quelle che ho veramente qua do veramente uno stop all'acquisto di macchine fotografiche, perché sono arrivato a quello che volevo. Tanti anni fa, quando fotografavo sott'acqua, vedevo quelle macchine lì, chissà se me le posso permettere un giorno, chissà cosa me ne posso permettere. Ci sono arrivato a 52 anni, ma sono contentissimo, voi non avete idea, poi per un fotografo questa macchina qua è favolosa, per me è favolosa, sono emozionatissimo. Va bene, vi ringrazio, queste sono le prime impressioni, appena avrò almeno 15 giorni di utilizzo, 20 giorni di utilizzo, vi farò una recensione più accurata, perché così, cioè, è bellissimo, c'è un'ergonomia che per me, non è, cioè, poi per le mani che ho io, il touch, sono a casa e basta. Va bene, qua si chiude l'obiettivo, qua come sapete va giù la tendina, ragazzi, qua c'è l'ingresso cuffie, microfono, poi c'è persino il volume delle cuffie, ho visto qua, si può guardate ragazzi, poi vi dirò tutto per bene. Grazie, alla prossima e a presto.